Cravatte devo portare? Cosa? Domandavo quali cravatte il signore vuol portare con sé. Quali cravatte? Ma che mi servono le cravatte? Ma non capisci che la prima cosa che mi leveranno? La cravatta, le bretelle, i lacci per le scarpe, tutto? Ah già, non ci avevo pensato. Ma può essere che in considerazione... Ma che considerazione? Che considerazione? Quelli non hanno considerazione. Ma dentro sono tutti uguali. Pane, acqua, un tavolaccio e un numero. Paolo Vareghi non esiste più. Paolo Vareghi non è nient'altro che un numero, capisci? Nient'altro che un numero. Dimmi... Vittorio, ma credi che mi taglieranno i baffi, mi toseranno la testa? Non saprei, signore. E io non devo domandare a te, tu non sai mai niente. Mi dispiace, non ci sono mai... E nemmeno io, che c'entra? E non ci voglio andare, capisci? Preferisco crepare che finire là dentro. Fermatevi, signore, fermatevi. Che ore sono? Le 4:15. Ma sei sicuro che mia zia abbia avuto la lettera? Gliel'ho portata io stesso, ho raccomandato che gliela dessero subito. Io voglio provare. Casa Vareghi? Il signor Barone, per favore. Sì, suo nipote Paolo. Non so, signore. Scusate, vado subito a vedere. Eccellenza, Paolo, vostro nipote, è al telefono. Digli che non sono in casa. Va bene, eccellenza. Ma cosa vuole ancora questo manigoldo? Mi ha scritto stamattina, gli ho risposto, è perfettamente inutile che continui a insistere. Mi dispiace, il signor Barone è già uscito. Sì, circa un'ora fa. Sì, in macchina. Credo sia venuto in città. Prego, buongiorno. Ah, va bene, grazie. Grazie. È uscito un'ora fa in automobile. È venuto sicuramente qui. Perbacco. Per quanto egoista, per quanto cattivo, uno zio non abbandona un nipote così, tanto più che imballa anche il suo nome. Avrà letto la mia lettera, si sarà commosso. E allora, per che cosa credi? Ma non vorrei disilludere il signore, ma credo che vostro zio non muoverà un dito per salvarvi. No, no, Vittorio, non è possibile, non è possibile. Io sono colpevole, lo so, lo riconosco, ho commesso un'azione indegna, ma non si può rovinare un uomo, un parente. Che parente, che parente? Ti capita all'improvviso una persona che non hai mai vista né conosciuta, che non sai neanche che faccia abbia? Nipote, nipote, o una canaglia, o un fannullone capace di qualunque cosa. Già, ma non potete dimenticare che è figlio di vostro fratello. E che c'entra? Anche il mio povero fratello era uno sciagurato. È stata una liberazione per tutti quando è partito. Sì, avete ragione, barone, ma se si potesse evitare... La punizione che si merita, ma niente affatto. Quello che bisogna evitare è la pubblicità. Disgraziatamente porta il nostro stesso nome e non vorrei che qualche giornalista... Provvedete voi, mi raccomando. Suona. Che sia lo zio? Speriamo. Ma no, è sicuramente lo zio, lo sento, ma vado a aprire. Senti, io l'aspetto qui, digli che sono affranto, disperato. Fa presto. Da parte del barone Vareghi. C'è risposta? No, buongiorno. No, signore. Lasciami. Signore, ma... Lasciami. Ma che cosa fate, signore? Lasciami. Ma siete pazzi. E lo zio? Non era lui. E chi era? Una lettera, l'ha portata il suo autista. E la fare, fate, ha buttato la rivoltella alla finestra. Scusatemi, credo che vorresti ammazzarmi. Non ci penso neppure, che sì. Quell'uomo è un brutto. Ha quattro dita di pelo sul cuore.
Perché? Che cosa dice? Sono un mascalzone, un farabutto che devo andare in galera. Purtroppo. Ormai non resta che rassegnarvi. Rassegnarmi? Per forza. Anzi, se mi permettete un consiglio, se fossi in voi, mi presenterei spontaneamente. Perché? Perché se non vi presentate prima di sera, vi verranno a prendere. Mi tarebbe se scappassi. Vi prenderebbero lo stesso. Vicario, che siano loro? Può darsi. Di dopo? Siete voi che vi divertite a tirare le pistole dalla finestra? Scusa, se tanto è stato uno sbaglio. Ma che sbaglio? Ma che sbaglio? Per favore, mi ho spaccato la testa. Guardate, mi ha messo ancora il sangue. E sentite che porto qui. Scusate, signore, sono dolentissimo, ma non l'abbiamo fatto apposta. E voi vedete anche che lo faceste apposta. Ma vi pare lecito tirare un affare simile fuori dalla finestra? No, non è che l'abbiamo tirato. Scherzavamo, ci è sfuggita di mano. Scherzavate? Con una pistola? Scarica però, scarica. Oh, ma questo è il colmo, un povero diavolo cammina tranquillo per la strada, gli capita questo po' di roba sulla testa. Arriva su e si sente dire scherzavamo. Ma quanto la fate lunga? È stata una disgrazia, vi abbiamo chiesto scusa, che cosa volete che facciamo di più? Sentite, non fate tanto il gradasso, come non attacca. Se la prendete su questo tono, vado in questura e ve la sbrigherete con loro. Sì, andate dove volete, basta che vi deviate dai piedi. Ma no, ma che questura? Non esageriamo, per un piccolo incidente. Piccolo incidente l'ho chiamato. Ma lo vedete, il sangue? Sì, lo vedo, lo vedo. E sentite qua, sentite qui. Un piccolo bernoccolo. Adesso provvediamo noi a disinfettare con un poco di alcol. No, porto, vado in farmacia. Ecco, sì, bravo, c'è una qua all'angolo, andate in farmacia. Ma non c'è bisogno di andare in farmacia, abbiamo tutto l'occorrente. Piuttosto avete bisogno di riposare, di prendere qualche cosa. Sarete un po' intontito. E si capisce che sono intontito. Ecco, bravo, accomodatevi qua. Accomodatevi, prego. Ma che idea di farlo rimanere? Ma con tutti i guai che abbiamo potevi mandarla all'inferno, no? Ma siete pazzo, signore. La questura, la farmacia, la pistola. Non avete neanche il porto d'armi, altro che 3 mesi. C'è da restare dentro per degli anni. Beh, allora che dobbiamo fare? Bisogna calmarlo, trattarlo gentilmente. Andate da... Ma come? Siate gentili, andate. Un cognac? Non bevo. Una sigaretta? Non fumo. Volete accomodarvi? No, sto in piedi, preferisco. Va bene, sono soddisfattissimo, cresce. Cosa cresce? Il bozzo. Mi dispiace, mi fa molto male. E si capisce che mi fa male. Vabbè. Ecco, qui abbiamo l'alcol per disinfettare la ferita. Sarà meglio che vi mettiate a sedere. E questa che cosa serve? Ah, per il bernoccolo. Accomodatevi, prego. Bisogna comprimerlo con qualche cosa di molto freddo. È un sistema infallibile. Vedrete. Abbiate pazienza, pizzica un poco. Ma guarda, capitano. No, però è una cosa da nulla. È una piccola escoriazione superficiale. Ecco fatto. Adesso bisogna applicare il ferro. Sarà meglio tenerlo per qualche minuto. E lasciatelo, tengo da me. Sì? Sì, sì. Attenzione, mi raccomando. Ma guarda. Siate gentile. Sono gentilissimo, cosa devo fare? Ditegli qualche cosa. Sono veramente dispiacente, mi dispiace proprio. Sì, lo so, me l'avete già detto. A proposito, noi non ci siamo ancora presentati. Perché ci tenete? Non è che ci tengo, ma si usa. Se si usa, presentatevi pure. Io sono il conte Paolo Vareghi. Io, ingegner Pietro Kovac. Fortunatissimo. Piacere. Aspetta. Grazie. Ma siete ingegnere? Sì, ingegnere minerario, perché non sembra. Scommetto che mi avevate preso per un pezzente. No, per carità, cosa dici? Sì. Sono un pezzente. E non me ne vergogno. 3 lauree, 5 pubblicazioni scientifiche, un encomio solenne dell'Istituto Internazionale di Ricerche Geologiche, e tutto questo per andare a piedi, con le scarpe rotte e i calzoni rattoppati. Capisco, forse siete momentaneamente disoccupati. Ho consumato i pantaloni a furia di sedere sulle sedie delle anticamere. Ma questo non mi interessa, scusate. Perché non mi interessa? No, grazie, non c'è niente da fare. Come? Ti immagino quello che state sussurrando. Grazie, non accetto l'elemosina. Ma per carità, signore, noi non pensavamo affatto. No, non è la prima volta che mi capita. Ci sono abituato a questi schiaffi. Servivi il vostro ferro. Grazie di tutto e buonasera. No, aspettate, signore, non ve la prendete così. Il mio padrone non voleva offrirvi un'elemosina, anzi, vuole offrirvi un posto. Un posto? Se vi volete accomodare, sarà meglio che vi spieghi. Ma cosa vuoi spiegare? Un momento, signore, prego, mettetevi a sedere. Andate qua. Sedete. Volete rimetterlo in testa? No, grazie, basta. Come volete. Innanzitutto una domanda. Avete legami di famiglia, moglie, figli, parenti? No, non ho nessuno. Benissimo. Avete la possibilità di assentarvi per qualche tempo dalle vostre occupazioni normali?
Ma se vi ho detto che sono disoccupato, ma perché ci sarebbe da andare all'estero? No, non precisamente all'estero, in un luogo non troppo confortevole. Non importa, la fatica non mi spaventa, se c'è da muoversi, da correre... No, no, non si tratterebbe di correre, anzi, si tratterebbe di stare fermi. Ma non anticipiamo, il signore permette che io esponga le cose. Esponi. Ecco qua, bisognerà prenderle un po' alla lontana, tanto il signore non ha fretta. No, niente da fare. Ma Vittorio, abbiamo fretta noi, quella gente può arrivare da un momento all'altro, ricorda? Sì, avete ragione, sarò breve. Ecco qua, si tratta di un caso pietoso. Un giovane distinto, nobile, fornito di un nome illustre, trovandosi a corto di denaro, ha voluto tentare la fortuna al gioco. Male, il gioco è l'illusione dei cretini. D'accordo, infatti quel bravo giovane ha giocato e ha perso 50.000 lire. Che cosa fa, secondo voi, un uomo d'onore quando perde 50.000 lire? E le paga. È quello che voleva fare quel bravo giovane. Disgraziatamente non le aveva. Allora è un farabutto. Che farabutto? Si capisce, un farabutto. Uno che gioca il denaro che non ha, per me è un farabutto. Ma dico, non divaghiamo, signori, adesso non divaghiamo. Piuttosto, veniamo ai fatti. Questo bravo giovane, appunto perché è un uomo d'onore e sa che i debiti di gioco vanno pagati dentro le 24 ore, ha firmato un assegno di 50.000 lire. Allora il denaro l'aveva, si è firmato un assegno. Ecco, vedete, questo appunto è la situazione un po' delicata. Sorvola, Vittorio, sorvola. Scusate, signore, bisogna bene che gli sappia. Questo bravo giovane, dunque, nel firmare l'assegno ha compiuto una piccola distrazione, direi quasi una svista. Invece di firmare col nome suo, ha firmato col nome dello zio. Ha falsificato la firma? Beh, adesso non insistiamo su queste espressioni. Il fatto sta che la cosa è avvenuta a galla. Si capisce. Lo zio l'ha denunziato per falso. Ha fatto bene. E il tribunale l'ha condannato a 3 mesi di prigione. Pochi. Che pochi. Sapete, giovanotto, che mi avete cominciato a seccare. Pochi, benissimo, ha fatto bene. Ma che c'entrate voi? Ma chi ha chiesto il vostro giudizio? A me nessuno ha chiesto niente, ma lo dico lo stesso. Per me uno che agisce così è un farabutto e un maschio. Ma mi calma! E sarei capace anche di prendermi in faccia. Giovanotto, vogliamo misurare i termini, eh? Io non misuro niente, lo dico! Ma per caso, quello sareste voi? Sì, sono io. Ci voleva tanto a capire. Oh, scusatemi. Mi dispiace di essermi lasciato trasportare così, ma che volete, io su certi argomenti ho le mie idee. Beh, adesso l'incidente è chiuso. Piuttosto, vogliamo parlare del posto. Sì, tanto più che non riesco a capire come ecco, io... Capirete subito, in poche parole, ingegnere Kovac. Volete guadagnare 10.000 lire? 10.000 lire, ma se diventa... Non mi interrompete, signore, non mi interrompete. 10.000 lire? Sì, 10.000 lire, in 3 mesi. 5.000 subito e 5.000 alla fine, vi piacerebbe? Sicuro che mi piacerebbe, ma non riesco a capire come potrei guadagnarmi questa. Una cosa da nulla... Un lavoro semplicissimo. Non capite ancora? Veramente non riesco a capire. Si tratterebbe di andare in prigione. In prigione? 3 mesi. 3 mesi soltanto. Al posto suo? Appunto. Datemi il cappello. Perché? Dov'è il mio cappello? Presto! Ma non vi pare di avermi insultato abbastanza? Insultato, signore, ma nessuno aveva intenzione di insultarvi. Vi abbiamo fatto soltanto una proposta. Dite, io sono un povero diavolo, affamato, stracciato. In questo mondo pieno di miseria non posseggo altro che il mio nome. Il mio nome onesto, il mio nome di galantuomo. Ma il vostro nome non avrebbe niente a che vedere in tutta questa faccenda. Come, non comprendo? Scusate, chi è che deve andare in prigione? Lui, il mio padrone. Ebbene, accettando di prendere il suo posto, voi, come Pietro Kovac, cessereste di esistere. Ti andrei in prigione e Paolo Vareghi. E io? Voi niente. Voi continuerete a essere l'onesto galantuomo libero e incensurato che gira a testa alta. Allora perché mi dareste 10.000 lire? Per farvi andare in prigione. Allora ci dovrei andare. Non come Pietro Kovac, ma come Paolo Vareghi. A che piano abita? Terzo piano, interno 8. È in casa? Credo di sì, non l'ho visto uscire. Andiamo. Ingegnere, queste sono le 5.000 lire. Adesso non vi rimane che presentarvi e farvi mettere dentro. Già, se ne accorgono. Chi volete che se ne accorga? Quelli della prigione. Perché vi conoscono? Chi volete che mi conosca? Ma vorranno controllare i documenti, l'identificazione. No, niente paura. Non capita mai che uno ricorra a un inganno per farsi mettere dentro. Allora siamo d'accordo. Ma neanche per sogno. Io domandavo così, per curiosità. Ma come rifiutate? Sicuro che rifiuto. Sì, sono loro. Può darsi. Chi loro? I signori che vengono a prendere il signore. Ingegnere, avete ancora pochi minuti per riflettere. Queste sono le 5.000 lire. Decidete.
in casa Paolo Pareghi? Sì, signore. Chi devo annunciare? Non occorre. Paolo Pareghi? Sono io. Paolo Pareghi fu Mattia e fu Adele Corali. Sì, sì. Di anni 32. Sì, sì. Di professione benestante. Sì, sì. Condannato a 3 mesi di reclusione per falso e truffa. Sì, signore. Venite con noi. Sì, sì. Potrei dire una cosa al mio domestico? Fate pure. Queste sono le mie carte. Passate a casa mia, via della colonnetta 5. Ritirate la mia roba e avvertite il portiere che sono partito. Per affari, non dubitate, penso io. Queste sono le mie chiavi. Arrivederci. E buona fortuna. Grazie. Possiamo andare. Se n'è andato. Se n'è andato. Poveraccio. Quasi quasi sento rimorso. Ma perché? Quello ha fatto un ottimo affare. Più di 3.000 lire al mese, mantenuto, alloggiato a spese dello Stato. Cosa poteva desiderare di più? Ma di quello non si sarà preso le 5.000 lire e poi appena fuori di qui dice che... No, non c'è pericolo. Quello va in galera, è un uomo onesto. Oh, piuttosto, adesso bisogna pensare a voi, non c'è tempo da perdere. Anche voi dovete sparire, cessare di esistere. Ma cosa devo fare? Partire, nascondervi in un luogo dove nessuno possa riconoscere. Ma dove? Ci penso io. Per fortuna ho una sorella che ha una piccola fattoria in campagna, vicino a un villaggio. Sarà felicissima di alloggiarvi per 3 mesi. Perché? Volevate una camera riservata con bagno e riscaldamento? Oh, giovanotto, questa è una prigione, non è un albergo. Dentro, dentro, poche chiacchiere. Oh, amico, neanche si saluta. Buongiorno. Quanto t'hanno dato? 10.000 lire. Di multa. E di prigione quanto? 3 mesi. Accidenti, sei fortunato. Io ce l'ho ancora per 2 anni e mezzo. È la prima volta? Sì, è la prima volta. L'ho capito subito, si vede che sei un novizio. Pronto? Chi parla? Buongiorno, avvocato. Buongiorno, signorina. Volevo parlare col signor barone. Oh, non importa. Volete avere la compiacenza di dirgli che quella persona è entrata regolarmente e che sarà mantenuto in massimo segreto? Basta così, lui capirà. Grazie, signorina. I miei rispetti. Dov'è mio padre? Nella sala del biliardo. Ah, sei qui. Buongiorno, papà. Buongiorno, cara. Ha telefonato l'avvocato Moria e dice che quella persona è entrata regolarmente. Di che si tratta? Non essere troppo curiosa. Guarda che colpo! Ammira tuo padre. Papà, so tutto. Che cosa? Che hai mandato Paolo in prigione. Paolo? Ma se non lo conosci nemmeno, non credevo ti interessasse tanto. Beh, mio cugino, tuo nipote. Preferirei non me lo ricordassi. Una canaglia, ha falsificato la mia firma. Oh, poveraccio, se aveva bisogno di denaro. Ma senti che maniera di ragionare. Va, vai, lasciami giocare. Avanti, papà, non puoi rovinare la vita di un uomo. In fondo si tratta soltanto di una leggerezza. Leggerezza? Ma non capisci che quando un uomo si degrada fino a questo punto non è degno di nessuna pietà? Sarà una lezione salutare per lui. Chissà che un giorno non debba ringraziarmi di questa severità. Ah, sì, eh? Dovrebbe anche ringraziarti. E perché? Che cosa hai fatto per lui? Niente. Non l'hai mai voluto conoscere, non l'hai mai voluto aiutare. Se tu gli avessi teso una mano, forse non sarebbe finito così. Sai, si fa presto a parlare di onestà quando si possiedono ville, castelli, milioni. Ma un povero giovane solo abbandonato a se stesso. Oh, non cominciare con le declamazioni. Ma non sono declamazioni, è questione di umanità. Dopotutto, di chi è la colpa se lui si è degradato? Tua. Mia? Sì, tua. Anzi, sai cosa ti dico? Che ha fatto bene a truffarti le 50.000 lire. Oh, insomma, basta, ti proibisco di parlarmi così. Ma che c'è? Ma che succede? Ma perché strillate così? Che si sente per tutta la casa?
Niente, niente, una piccola discussione per ragioni di gioco. Già, papà voleva mandarmi in prigione perché l'avevo imbrogliato giocando. A proposito di prigione, Demetrio, non mi dire di no, dammi 500 lire. Perché? Un'oblazione per un'opera di beneficenza. Ecco le 500 lire. Grazie. Se tu la finissi una buona volta con le tue opere di beneficenza. Sai, mi hanno nominata presidentessa del comitato d'assistenza per i carcerati. Come? Già? I carcerati? Non do niente. Ma scusa, Demetrio, hai dato sempre qualcosa. Ebbene, questa volta non do niente. Perché? I carcerati. Cosa c'entro io con i carcerati? Non capisco queste compassioni fuori luogo. Se stanno dentro vuol dire che se lo meritano, è tanto peggio per loro. E vadano all'inferno. Ma cosa? Cosa gli ho fatto? Perché vuoi mandarmi all'inferno? Non ci badare, zio, non ce l'ha con te. Oggi è un po' nervoso. E piuttosto, zia, quando vai in prigione? Prigione? Io in prigione. Perché devo andare in prigione? A visitare i carcerati. Ah, già, è vero. Domani ho il tubercolosario. Dopodomani ho il manicomio. Poi domani l'altro i bambini rachitici. Non so proprio come... Ti prego, zio, andiamoci domani. Ci vengo anch'io. Domani? Forse sì. Allora andremo domani. Ecco, signore, siamo arrivati. Finalmente, non ne potevo più. Quella lì sarebbe la casa di tua sorella? Sì, ora la chiamo subito. Maddalena! Sta bene non dire il vostro nome. Sapete, un'indiscrezione si fa presto a rovinare tutto. Va bene, Maddalena! Vittorio! Maddalena! Come stai? Vieni, vieni. Sì, come ti fa per di noi? Ecco, signore, questa è mia sorella. Dice che ha una magnifica camera per voi. Sì, sì, proprio la più bella. E siete anche fortunato, perché proprio ieri è partito il fratello del giudice. Fratello del giudice? No, c'era un giudice qui. C'è ancora. Ma un giudice importante, presidente del tribunale. E abita qui? Per un anno. È stato tanto malato, ha avuto bisogno di un po' di aria di campagna, già. Ah. Venite a vedere, venite, vi faccio vedere la vostra camera. Guardate, qui si vede tutta la vallata. Che bellezza, eh? Là c'è il villaggio, la chiesa, la scuola e quel grande fabbricato là in fondo, lo vedete? Quello è il penitenziario. E anche il penitenziario? Sì, ma adesso non ci sta più nessuno. Non ha messo mai a finire del grano. Dite un po', questo puzzo che si sente cos'è? Ma niente, c'è la sala qui sotto. Sciù! Sciù, sciù! Scusate, signore, appena trovo una porta aperta, sto dalle lacci della parola. Sciù! Che pensate, signore? Pensa come deve essere bello starsene in prigione. No, no, è la prima impressione. Sono sicuro che qui vi troverete benissimo. Poi non si tratta che di 3 mesi. 3 mesi? Con la stalla, le galline, il penitenziario, ci sarà da divertirsi. Poi va che te lo dica, per l'affare del giudice mi piace poco. No, non vi impressionate. Sono informato, è un giudice a riposo. Un giudice che non giudica. Posso dare il benvenuto a questo signore? Molto lieto di conoscermi, molto lieto. Prego, non sono io il signore. Ah, molto lieto, molto lieto. Io sono il giudice Vasani. E io sono... Pietro Kovac, ingegnere minerario. Ah, piacere, piacere. Piacere. Kovac, avete detto? Aspettate un momento. Kovac. Questo nome non mi è nuovo. Ah sì, ora ricordo! Ho condannato un certo Mattia Kovac a 20 anni di reclusione per omicidio. Ero io. Ah, beh, si capisce. Non vi meravigliate, ingegnere, io ho una memoria di ferro. Basta che vedo un viso, basta che sento un nome, mi si stampano qui e non se ne vanno più. Anche a voi il medico ha prescritto l'aria di campagna. Già, e a quanto vi ha condannato? Sì, volevo dire quanto tempo vi ha prescritto. A 3 mesi con le attenuanti. No, cioè volevo dire salvo complicazioni. Che sbarre, che lucchetti, com'è interessante. Qui teniamo i più meritevoli. Incominciamo subito allora. A voi, buon uomo. A voi. Graziate le signore. Grazie. Che facce buone, che hanno. E che cosa hanno fatto? Uno ha svaligiato una banca. E l'altro? Ha dato un morso. E per morso è stato condannato? Già, ma un morso gli ha strappato il naso alla moglie. Che orrore. E da mangiare? Beh, per quante ricerche siano state fatte, vogliamo proseguire. Stefano Iglesi. Ma che fai, Stefano? Presenti ai detenuti. Perché non dovevi presentarmi? Siamo in casa loro, bisogna essere gentili. Andiamo via, che disastro. Scusate, direttore. Prego. Qual è la cella di Paolo Vareghi? Paolo Vareghi, vi ci accompagno subito. Grazie. Ma questa cella è vuota. Già. Sono scappati. Scappati, oh no, i detenuti che l'occupavano sono stati trasferiti in un'altra cella. Se volete visitare l'interno. Prego. Che prego. Ecco, signorina,
Vieni alla cella di Paolo Varelli. Grazie. Siete voi Paolo Varelli? No, non sono io, deve essere quello là. Ehi, compare, vieni avanti, c'è una bella signora che ci ha portato i regali. Non vuol farsi vedere, si vergogna, poveraccio. Non ci ha ancora fatto il callo, datela meglio, lo porto io. Tò, questo è tuo. Grazie. Basta per oggi, sono stanca. Signor direttore, le ragazze mi seguirete voi. Senz'altro, signora contessa, e grazie a nome di tutti. E dov'è? Avete perduto qualcosa? Sì, Stefano, mio marito, dov'è? Era qui. Era qui poco fa, è scomparso. È scomparso? Stefano! Stefano! Papà! Stefano! Ma, signora contessa, è qui. Stefano! Che fai? Ma perché te ne sei patente? Scusate, ma mi assorbi la distrazione. Infatti mi stavo domandando cosa ho fatto di male. Ma perché mi ha messo in prigione? Ma andiamo, via. Non fai fare certe figure, non ti si può lasciare un momento. Accidenti, si sono sprecate. Una mela, un figo, due sigarette e una medaglia di stagno. Bella cosa la beneficenza. Parola d'onore, quando esco di qui prendo l'indirizzo di quelle signore e vado a prenderlo da me, regalo a casa loro. Ehi, compare, vuoi fare un cambio? Che cambio? Tu mi dai le sigarette, io ti do la mela e il figo. Prendete tutti. Ah, eccole qua. Da molto tempo non mi trovavo a contatto con delle persone così gentili, così amabili, che è stato un vero piacere. Avanti, cosa c'è? Scusate, direttore, vorrei dirvi una parola. Oh, prego, signorina, accomodatevi. Grazie. Prego. Andate un momento di là. Io sono la figlia del barone Demetrio Vareghi. Oh, molto lieto, signorina. Prego, accomodatevi. Grazie, una parola sola, vado via subito. Che cosa si può fare per rendere meno penosa la detenzione a mio cugino? Vostro cugino? Sì, il detenuto 2763 è Paolo Vareghi, mio cugino. Perbacco! Perché, non lo sapevate? Ma non potevo supporre. Io vengo dalla gavetta, conosco a fondo l'anima del detenuto, ma non potevo immaginare di avere l'onore, perché qui vengono clienti di riguardo. Vuol dire che nei limiti del regolamento... Ecco, appunto, direttore, vorrei pregarvi di fare qualche cosa per lui. Ma figuratevi, per un cliente di tanto riguardo, vuol dire che lo metteremo in una cella a pagamento. E come sono queste celle a pagamento? Beh, come le altre, con la differenza che si paga. Ah, e anche in quelle lì c'è la finestra con le inferriate e la porta con le sbarre? Ma per forza. Però il letto è più comodo. Nessun favoritismo e nessuna parzialità. Vostro nipote sarà trattato come un detenuto qualsiasi. Anzi, se possibile, con maggior durezza. Durezza, durezza. Non esageriamo adesso. In fondo, non ha mica ammazzato nessuno. Signor barone, siete voi che mi avete detto... Io ho detto senza nessun riguardo particolare. Ma non voglio mica infierire su di lui. Che diamine. Non sono un bruto. E poi, forse, un po' di colpa ce l'ho anch'io. Voi? Mio caro, si fa presto a parlare di onestà quando si hanno ville, castelli, milioni. Se io gli avessi tesa la mano... Forse... Beh, ormai quello che è stato è stato. Sentite, avvocato, parlate al direttore, cercate... Sì, insomma, facciamo in modo che questo poveraccio... Vedete voi se è possibile di fargli avere qualche cosa, non so, libri, sigarette... Oh, intendiamoci, che non si sappia che viene da me. Io poi, malloppo l'hai nascosta. Che malloppo? Ma sì, l'affare, la... Io non ho nessun malloppo. Hai paura che faccia la spia, se non ti fidi? Ehi, voi, venite con me. Dove? Non fate tante domande, obbedite. Si può sapere dove mi conducete? Trattamento di riguardo, cella a pagamento. E che fa? Oh, io no, davvero, se non lo sapete voi. I miei rispetti, signor barone. Ma cosa fate? Sono venuto a servirvi. Servirvi? Sì. Mi è capitata una cosa straordinaria. Stamattina mi sono presentato qui alle carceri per assumere cautamente informazioni. Capirete, non avevo saputo più nulla, volevo assicurarmi che non fosse sorta qualche complicazione. Ebbene, appena ho dichiarato che era il vostro cameriere, mi hanno detto che il direttore desiderava parlarmi. Mi sono sentito gelare il sangue. Buonanotte, ho pensato. Hanno scoperto tutto. Invece il direttore mi ha trattato molto gentilmente e mi ha detto che in via del tutto eccezionale mi autorizza a servirvi durante il periodo della vostra prigione. Sì, anzi, mi ha incaricato di preparare i pasti secondo i vostri gusti. Io non conosco i vostri gusti, mi sono attenuto a quelli del mio padrone. Ecco qua, tutto arancine, pollo alla diavola, medaglione di vitella con tartufo, formaggio, frutta e dolce. Polenta, sempre polenta, chi non si fa che mangiare polenta? La polenta è salute, giovanotto.
ottimo, sano, sostanzioso, integrale. Guardatevi nello specchio, in questi tre giorni siete già ingrassato. Sì, io sono ingrassato, in tre giorni non ho fatto ingozzare polenta, ceci, castagne, queste galline sempre tra i piedi. Non c'è altro posto per le galline, eh? Ma dove le dobbiamo mettere? Tirategli il collo, cucinatecele, fatecele mangiare. Anche i ragazzini, si mancavano anche i ragazzini. Voi siete troppo nervoso, giovanotto. Il vostro medico ha sbagliato a darvi tre mesi solo, avrebbe dovuto darvi tre anni. Oh. Si capisce, tre anni di vita campestre. E poi del moto dovete fare, del moto. Il moto è salute, giovanotto. Come si sta bene qui? Avremmo immaginato che la vita della regione fosse così comoda e piacevole. Veramente non l'avrei immaginato neanche io. Gigi Po, non avete ancora saputo chi è che si interessa tanto a me che vi manda tutta questa bella roba? No, signore, ho cercato di indagare, ho interrogato i secondigli. Niente, nessuno sa niente, un vero mistero. Lo zio non può essere perché sennò non l'avrebbe mandato in galera, vero? Ah, giusto, sì, vero. Gli altri parenti non possono aver saputo. O anche se sapessero se ne infischierebbero perché sono in rotta con lui, dunque. Mi viene un dubbio. Che sia il professor Tommasi. E chi è il professor Tommasi? Il professore di cristallografia all'università, è quello che mi ha fatto fare la tesi di laurea, poveretto, me lo arriva tanto bene. Forse per caso ha saputo. Ma no, ma voi non c'entrate. Dimenticate sempre che qui non siete l'ingegner Kovacs, ma il barone Varetti. Giusto, è vero, non ci pensavo. Ma è finita la pacchia. Restano solo 18 giorni. Così pochi. Perché? Mi dispiace? È sicuro che mi dispiace. Qui si lavora tanto bene, c'è una calma, una serenità. Dite un po', visto che il direttore delle carceri è così gentile, non potrei chiedergli di prolungare... Come vorreste stare ancora in prigione? Sì, naturalmente pagando l'affitto della cella. Ah, volete scherzare voi? Ecco, questi sono i giornali. E queste le sigarette. Avete bisogno d'altro? Grazie, molto gentile. Prego. Avete visto, signore? Amnistia. In seguito al decreto di amnistia sono condonate le pene pecuniarie fino a 50.000 lire. Le pene fino ad un anno di reclusione riguardanti i reati di furto, peculato, falso in atto pubblico e privato. Io non capisco questa mania delle amnistie. I poveri giudici lavorano, lavorano per condannare la gente e poi sul più bello là. Un decreto, tutti liberi. Per fortuna, ora sono a riposo e di queste cose non me ne occupo più. Ecco le patate. Tra volta andate a tirarvele fuori da voi, perché sono stufo di fare il contadino. Ehi, giovinotto, chi non lavora non mangia. Se volete le patate fritte dovete procurarle. Se avessi saputo che c'era la fatica tanto avrei rinunciato alle patate fritte. Ecco, è arrivato il giornale, se volete leggerlo. Grazie, per carità, non mi interessa. Perché? Sui giornali c'è sempre qualche cosa che interessa. Proprio adesso stavo leggendo un decreto. Sentite, signor giudice, non mi seccate con i vostri giornali e con i vostri decreti. Io non voglio sapere niente finché sono qui, non voglio leggere niente. Se di fra 18 giorni è finita, si ricomincia a vivere. Troppo nervoso quel giovanotto lì. Ecco, questa è la vostra roba, se volete verificare, intanto firmate. Un portafoglio contenente 5.000 lire, un borsellino di cuoio contenente 2 lire e 30, un cordino e una matita. Grazie, allora posso andare? No, un momento, bisogna aspettare l'ordine firmato dal direttore, intanto sedete là. Intanto vogliamo fare i nostri conti. Che conti? E come non ricordate? Ah sì, perché adesso ci lasciamo? Per forza, io ritorno dal mio padrone. Voi non so. Non sono neanche. Guardate, queste sono le 5.000 lire. Veramente erano per tre mesi. Avete fatto 18 giorni di meno. Ma se volete defalcare. No, per carità, il mio padrone non farebbe mai una simile pitoccheria. Piuttosto, spero che il signore sia rimasto contento di me. Contentissimo. In questo tempo vi ho considerato come il mio vero padrone. Grazie, grazie di tutto. Se voleste ricordare la modesta opera mia. Me ne ricorderò sempre, con tanto piacere. No, no, volevo dire il servizio non è compreso. Ah sì? Scusate. Grazie. Vorrei pregarvi, direttore, di dargli questo. Probabilmente avrà bisogno di denaro, soprattutto nei primi tempi. Che cosa devo dirgli? Niente. Ma vorrà sapere... Va bene, e allora ditegli che sono state le patronesse del comitato di beneficenza. Permettete? Signorina, c'è vostro padre? Mio padre? Va bene, fatelo entrare. Lasciate passare. Ma che cosa diciamo a vostro padre adesso? Niente, la verità. Come? Ma sì, la verità. Vieni.
Eccellenza. Buongiorno, direttore. Clara. Buongiorno, papà. E cosa fai qui? Immaginavo che tu saresti venuto, allora eccomi qua. Caro direttore, io sono lo zio di un certo Paolo Vareghi, che deve essere scarcerato oggi. Paolo Vareghi? Già, infatti. Vi sarei molto grato se mi permetteste di parlargli un momento. Oh, ma senz'altro. Provvedo subito, Grazie. Mi permette, prego. Io non capisco questa tua idea di venire qui. Cosa volevi fare? Quello che spero ti sarai deciso a fare tu. Già. E infatti, come vedi, io non sono quell'uomo duro e spietato che tu credevi. No, ne sono sicura. Anzi, scusami se... No, no, non niente da scusare. Forse avevi ragione tu. Io ho avuto torto di agire così verso di lui. Anzi, la mia vera colpa è di non essermi riappacificato prima con suo padre, con mio fratello. Beh, papà, adesso è inutile pensare al passato. Piuttosto, cosa vuoi dirgli? Oh, nessun rimprovero. Ha già espiato abbastanza. Gli darò del denaro e lo farò partire, non so ancora. Forse per l'America, forse per l'Australia. Laggiù ho delle persone influenti e se vuole potrà ancora diventare un uomo, un vero uomo. Ma come, vuoi farlo partire subito? Credo che questo sia anche il suo desiderio. Ma senti, papà, non ti sembra che dopo tanta solitudine sentirà un po' la nostalgia di una famiglia, di una casa? Cosa vuoi dire? Non capisco. Almeno per qualche giorno, non dico molto, ma 2 o 3 settimane potrebbe rimanere con noi, no? Farlo venire in casa nostra, ma tu sei pazza! Ma perché? Che male c'è? Ma come, un falsario uscito appena di prigione in casa mia? Oh, ecco che ricominciamo con le grandi frasi: il falsario, l'onore, la dignità. Senti, papà, lascia da parte questi paroloni. È proprio per colpa loro che adesso ci troviamo in questa situazione. Senti, Clara, io sono disposto a tutto, ma... Eccellenza, ecco vostro nipote. Paolo, tu non mi conosci. Io sono tuo zio, Demetrio Vareghi. E questa è mia figlia Clara, tua cugina. Dal momento che noi siamo qui, tu comprenderai che vogliamo sinceramente e di tutto cuore perdonarti. Grazie, ma io... Figliolo mio, noi siamo degli uomini. Non siamo degli angeli, ma nemmeno dei diavoli. Io non sono abituato a fare dei lunghi discorsi, preferisco agire. Ho deciso di aiutarti e ti aiuterò. Ti darò tutti i mezzi perché tu possa rifare completamente una nuova vita e quando tu uscirai di qui andrai... tu verrai con noi a casa nostra. Ti tratterrai qualche settimana e poi vedremo. Sei contento? Io vi ringrazio molto, ma non posso accettare. E perché non puoi accettare? Perché non vuoi? Perché... Oh. È bene che vi dica tutto. Sì, va bene, ho capito quello che vuoi dire, che non ti senti meritevole. Bravo, questi scrupoli ti fanno onore e dimostrano in te quel senso di dignità e di coscienza che mi aspettavo. Ma dal momento che noi ti apriamo le braccia... Ma no, non è per questo... Lasciate che mi spieghi. Scusate, eccellenza, il mio padrone è ancora molto turbato, molto commosso. Ah, tu sei il suo domestico? Sì, eccellenza, io sono Vittorio, figlio di Vittorio, che ha avuto l'onore di servire il padre di vostra eccellenza. Ah, bravo, bravo, piacere, piacere, bravo Vittorio. Allora accompagna il tuo padrone a casa sua, che si riposi, si cambi, faccia un buon bagno ristoratore e poi verremo a prendervi con la macchina più tardi. Sì. Figliuolo, tu non sei Paolo Vareghi. Ecco, appunto, io... Tu sei un uomo nuovo, ricordati, un uomo nuovo. A più tardi. A più tardi. Paolo. Arrivederci, signor direttore. Mi accompagna, eccellenza. Assolutamente no. Zitto. Ma che zitto? Ma che zitto? Ma vi pare che io possa abusare della buona fede di quella povera gente? E che cosa vorreste fare? Tutto, dire tutto. Voglio ritornare quello che sono, riprendere la mia personalità, la mia vita. Adesso appena viene il direttore gli spettello ogni cosa e accada quello che deve accadere. Ma voi siete pazzi? Ma che pazzo? Pensare lui a spiegare la situazione a quegli altri. Ah sì? Spiattellate. Sapete che cosa accadrà? Che cosa? Che finiremo tutti in galera. Il mio padrone perché ha ingannato la giustizia, io perché gli ho tenuto mano. Va bene, andate in galera, io me ne fischio. Ma ci tornate anche voi? Io? Ah, sicuro, e questa volta sul serio, e col vostro vero nome. E mica per 3 mesi soltanto, con tutte le comodità, la radio, i libri, ma per qualche annetto. Simulazione di reato, sostituzione di persona, falso in atto pubblico, offesa all'autorità. Non c'è niente da fare, siamo nell'ingranaggio. Il direttore. Sono voi. In archivio sono state spedite tutte le pratiche relative alla vostra posizione, quindi da questo momento voi siete libero. Signor direttore, io non ho parole per esprimervi tutta la mia gratitudine per le cure affettuose e fraterne che avete avuto per me. Signor Vareghi. Questa volta non è il direttore delle carceri che parla al solito uscente, ma l'uomo.
Io sono solito ad operare quei termini in uso fra il partente e il restante, ma questa volta per voi mi sento spinto a dire delle parole nuove, cioè che mi è tanto gradito vedervi andare via, quanto doloroso non avervi più fra noi. E con ciò credo di avervi dimostrata tutta la mia ammirazione estensibile al vostro Zio Eccellenza, al quale vi prego di porgere i miei più sentiti omaggi. Grazie. E signor Vareghi, dimenticavo, c'è questa lettera per voi. Per me? E adesso posso dirvelo, l'ha lasciata vostra cugina. €20.000, c'è anche una lettera. Cosa dice? Vi prego di accettare questo piccolo aiuto di una persona che, pur non conoscendovi, sente molta compassione e molto affetto per voi. Coraggio. Non c'è la firma? No, non voleva che io, cioè lui, se insomma non voleva far sapere che era lei, molto generosa. No, scusate, queste sono per il signor Paolo Vareghi, il vero Paolo Vareghi. Ah, sì. Volete anche la lettera? No, non serve, potete tenerla quella. Oh, entra, entra Paolo, eccoci arrivati. Probabilmente tu non ti ricordi di essere mai stato qui, eh? È naturale, perché l'ultima volta che ci sei venuto avevi poco più di 6 anni. Accompagnalo, Clara. Se vuoi venire, Paolo. Grazie. Dove sono i signori? Il salone, eccellenza. Fai aggiungere un altro coperto. Sono sicura che con noi starei benissimo. Grazie, signorina. No, 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 niente, signorina. Basta con questa signorina. Chiamami Clara e dammi del tuo. Va bene, proverò. Non è mica difficile. Da principio avevo anch'io un po' di soggezione. Pensavo, chissà come sarà questo terribile cugino. Capirai, mi hanno parlato tanto male di te. Ah, sì? E sin da bambina ti avevo immaginato come una specie di mostro. E invece, appena ti ho veduto, ho avuto subito fiducia. Siete molto buona, signorina. Cioè, volevo dire... Grazie, Clara. Sai cosa ha detto papà quando ti abbiamo lasciato? Cosa ha detto? Quel ragazzaccio mi piace. Peccato che sia un mascalzone. Scusa, sai, papà ha delle espressioni un po' vive. Ma adesso va a cambiarti. Questa è la tua camera. Grazie, Clara. Paolo. Senti, Paolo. Non vorrei che tu... Sì, sai, non so come dire. Se senti delle frasi, delle parole, non ci badare. Pensa soltanto che papà... E io ti vogliamo bene. Come se nulla fosse accaduto. Grazie, Clara. Buonasera. Buonasera a tutti. E Clara? È salita a suo momento, adesso viene subito. Vado a salutarla. No, aspetta. Ho da comunicarvi una notizia. Paolo Vareghi è venuto qui da noi. Come, Paolo? È già uscito? Sì, oggi. Resterà qui qualche giorno. Desidero che durante la sua permanenza qui da noi non si parli di quello che è accaduto. Perciò vi prego, nessun accenno, nessuna allusione. Anzi, sarà meglio facciate finta di ignorare tutto. Ma scusa, Demetrio, non capisco. Prima l'hai fatto condannare, adesso lo porti a casa. Sì, e che c'entra? Prima ci voleva una punizione e adesso ci vuole il perdono. Per carità, non cominciamo con i paroloni. Sono i paroloni la causa di tutto, eh? Ma allora vuol dire che anche noi dobbiamo aprire le braccia come se nulla fosse stato. Insomma, da questo momento Paolo, oltre a essere mio nipote, è mio ospite. E quando accolgo qualcuno in casa mia, anche l'imperatore della Cina deve sentirsi onorato di mangiare alla sua stessa mensa. E ve lo dico una volta per sempre. E adesso... Adesso vado a cambiare. Ecco fatto, perfetta. Non dovrà durare molto questa faccenda. Speriamo di no. Se non è divertente per voi, non è piacevole neanche per me. Ma non vi preoccupate, appena sarà possibile ce la svigneremo. Ora piuttosto sarà meglio che andiate giù. Giù dove? In salone, in giardino, dove volete. Ma siete disinvolto, che diavolo. Franchezza, faccia tosta ci vuole. Ma se continuano a parlarmi di persone che non conosco? Rispondete evasivamente, cambiate discorso, parlate d'altro. Di che devo parlare? Di viaggi, d'avventure, di donne. Quali donne? Le vostre. Le mie. Inventatele un po' di fantasia, che diamine, e poi smettete quell'aria afflitta. Siete disinvolto, cinico, scanzonato. Andate, andate. Ma no, ma non è vero. Ma sì, guardatelo bene. È tutto il ritratto dello zio Bot. A me non sembra affatto. Ma come no? Fammi il favore, levati gli occhiali. Ecco, così. Voltati di là. No, 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 di là, di là, di là. Di là, ecco. Guardatelo, il naso, la fronte, il mento. No, 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 piuttosto sapete a chi assomiglia? Mettiti gli occhiali. Ecco, voltati di là. Abbassa un pochino la testa. Ecco, sorridi un pochino, come prima. Ma su, lasciatelo in pace. Tutta la sera che lo state studiando come una bestia rara. Ma sì, ha ragione. Voltati di qua, girati di là, alza la testa, sorridi. Oh, io se fossi in lui avrei già perso la pazienza. No, per carità, per me... Niente, niente, Paolo. Non dar retta a nessuno e bevi questo. Grazie. Prego. Di un po', Paolo. Tu che vivi in città, forse puoi darmi un'informazione. Con piacere, se posso. Hai mai sentito nominare un certo ingegnere Pietro Kovacs? Pietro Kovacs? Sì,
Un ingegnere minerario che ha scritto un libro interessantissimo. Il milione sottoterra. No, non gli badare, Paolo. È una mania dello zio. Ma che mania, lasciami dire. È un uomo in gamba, Pietro Kovacs. Conosce le viscere della terra come fossero le sue. E deve avere un cervellone pieno di talento. Grazie. Come? No, volevo dire, grazie che se ne intende. Il suo mestiere... Scommetto che se venisse qui, in 448 lo farebbe saltare fuori. Che cosa? Il petrolio. Ho già scritto all'editore per averne l'indirizzo. L'indirizzo di chi? Di Pietro Kovacs, per farlo venire qui e iniziare le ricerche. No, non può. Come non può? Che ne sai tu? No, volevo dire, sarà occupato, avrà molto da fare. Beh, pagandolo bene... Scusate. Scusate, sono un po' stanco, vorrei, se permettete... Ma è naturale, caro, dopo tante emozioni, vieni, vieni. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Che tipo strano, io me l'immaginavo tutto diverso. Beh, poveretto, sarà l'effetto di questi 3 mesi di prigione. E quello sarebbe il famoso filibustier. Oh, mi sbaglierò, ma mi sembra un perfetto cretino. Ma non capite... Il libro, l'unica copia del mio libro venduta, dovevo trovarla proprio qui. Adesso scriveranno all'editore e andranno a cercare. Vabbè, di questo non vi preoccupate. Ho detto al portiere che risponde a chiunque vi cerca che voi siete in viaggio di affari. Ma non pensate all'ironia, la beffa, il dispetto del destino. Per tanti anni ho aspettato la fortuna, adesso arriva. C'è della gente che mi vuole, c'è della gente che mi cerca. E io niente, io non ci sono, non ci posso essere perché sono qui a far la parte di un altro. Ma dov'è? Dov'è quell'anima dannata del vostro padrone? Ve l'ho detto, è in campagna. E che fa? Niente, aspetta. Anzi, guardate, gli ho scritto una lettera perché non si muova. Ho inventato una scusa perché si trattenga qualche giorno di più. No, ho il rammarico di dovervi informare che per cattiva condotta il detenuto ha avuto un aggravamento di pena e sarà trattenuto in prigione 15 giorni di più. 15 giorni? 15 giorni? Ma vi pare possibile che un povero diavolo che sta dentro da 3 mesi debba fare ancora 15 giorni per cattiva condotta? 15 giorni soli? Ma per cattiva condotta si può raddoppiare e triplicare la pena. Questi sono barbari, inumani. Oh, no, mio caro, la prigione ha una funzione educativa. Più ci si sta, è meglio è. Più. E finitela con i polli, finitela. Ah, io ho la mia teoria. Io sono convinto che tutti dovrebbero andare in prigione. Come tutti? Si capisce. Prigione obbligatoria come la scuola. Fino a 18 anni tutti dentro. Poi, secondo come si comportano, si lasciano uscire. Dopo 3 mesi, dopo un anno, dopo 10 anni, mai. Invece di fare i processi per mandare dentro la gente, si farebbero i processi per metterla fuori. Non mi pare giusta la mia teoria. Sta 15 giorni, vorrei sapere che cosa ha fatto quell'imbecille per farsi aggravare la pena. Che si tratta di un vostro amico? Può sapere la ragione di questi inviti? Si può sapere la ragione? Cosa c'è? Un battesimo, un matrimonio, un funerale? No, niente, capirai, tutti vogliono conoscere Paolo, tutti vogliono vedere Paolo. E allora? Paolo, la grande rarità, casa mia è diventato un baraccone da fiera. Ma si può sapere, zio, perché ce l'hai tanto con lui? Ma io non ce l'ho con lui, io ce l'ho con voi. Lui, poveretto, in fondo vorrebbe essere lasciato tranquillo, ma voi Paolo di qua, Paolo di là. Paolo? Paolo? Oh, ecco quest'altro adesso. Avete visto Paolo? No, non l'abbiamo visto. Che vuoi da Paolo? Niente, voglio dargli una bella notizia. Che notizia? Ha telefonato l'avvocato. Ha detto che se tu riconosci la firma di quell'assegno si può ottenere la revisione. Ma come faccio a riconoscerla se ho già dichiarato che era falsa? Ma non importa, basta che tu dica che ti sei sbagliato. Che non ti pareva tua, ma che invece l'avevi firmata proprio tu. Così ci faccio anche la figura del rimbambito. Ma non è poi la fine del mondo, tutto può succede. Che età, che età? Stefano, per esempio, queste distrazioni le commetto ogni momento. Che c'entra? Tuo marito è un po' scemo. Cioè, scusa, volevo dire che lui ha quell'affare, quell'affare gastrico. Eccomi qua, scommetto che parlavate di me. Sì, infatti. Come, l'avete già saputo? No, non abbiamo saputo nulla. Di che parli? L'ho trovato. Chi? L'ingegner Pietro Kovacs. E chi è l'ingegner Pietro Kovacs? Ma come, non ti ricordi? E poi dici che io non ho la memoria. E chi è Pietro Kovacs, l'autore di quel libro, Il milione sottoterra? Ah. Presto, rimettiamo tutto a posto, così nessuno si accorgerà di tutto. Avete intenzione di farmi fare tutti i giorni di queste giornate? Ma no, tutto fa supporre che sotto questa terra potrebbero trovarsi dei giacimenti petroliferi. Bisognerebbe scavare, arrivare a 500, a 1000 metri di profondità. 1000 metri di profondità con questa zappetta? Ma no, bisognerebbe avere gli apparecchi necessari per i sondaggi, trivellazioni, centinaia di operai, se potessi avere quello che mi occorre. Io non capisco lo scopo di queste vostre ricerche. Che vi importa se qua sotto c'è il petrolio? Che me ne importa, ma non pensate che gioia sarebbe per me poter dire a questa gente c'è una ricchezza smisurata nella profondità della terra. Io l'ho trovata. Però... Paolo? Presto, nascondetevi. Paolo! Oh, buongiorno! Oh, finalmente ti troviamo, è tutta la mattina che ti stiamo cercando. Ti può sapere che stai facendo qui solo? No, sono stato a passeggiare per il bosco. Mi piace tanto girare così, guardare gli alberi, i prati. E poi passando di qui... Ma come? Se proprio ieri mi hai detto che non ti piace passeggiare. Ah sì, ho detto così? Beh, si vede che non gli piace passeggiare con te. Già, lui non si diverte a parlare con me. Per lui ci vogliono le cugine romantiche, sentimentali. Ma che dici, Barbara? No, niente, lo so io. Ciao, me ne vado. Che ha? Non le badare. Piuttosto, c'è una buona notizia per te. Pare che si possa ottenere la revisione del processo. Che processo?
Ma come che processo? Il tuo? Quello per cui sei stato condannato. Non sei contento? Sì, sì, sono contentissimo. Pensa, Paolo, finalmente si potrà togliere quella brutta macchia dal tuo nome. Nessuno potrà più dire che Paolo Vareghi è un disonesto. Già, Paolo Vareghi, ma allora è questo nome che ti sta a cuore? Sì, certo, tutte le volte che sento un'allusione a quella brutta cosa, non so, provo come un senso di rivolta. Per il nome? Ma si capisce. Non vedo l'ora di poter dire a tutti, non è vero, Paolo Vareghi non è colpevole, Paolo Vareghi è innocente. Ma come, non dici nulla? Non lo desideri anche tu? Sì, sì, lo desidero, ma... Non capisco. Senti, Clara, se Paolo Vareghi non fossi io... Come? Ecco, se io non avessi questo nome, il vostro nome, se avessi un nome comune, sconosciuto, un nome di un qualsiasi povero diavolo, tu vorresti lo stesso per me, solo per me, come sono veramente. Ma certo, che domanda, è per te che lo voglio. Perché io lo so, tu sei un altro. Un altro? Sì, me ne sono accorta, vivendo vicino a te giorno per giorno. E anche gli altri se ne sono accorti. Anche gli altri? Ma non parliamo più di questo. No, no, anzi, parliamo. Ma io non sapevo, non immaginavo. Ora voglio spiegare, giustificare. Ma no, ti prego, tanto è una cosa finita. Ma niente affatto. Io ho agito male, lo so, ho commesso un'azione disonesta, vergognosa. Ma voglio che si sappia perché l'ho fatto. Io non ci pensavo neppure, sarebbe stato il caso maledetto. Poi avrei voluto tornare indietro, ma oramai... Perché voler ricordare una cosa triste? È necessario, veramente, guarda, è necessario. Voglio che si sappia come sta. Un povero disgraziato senza lavoro, senza denaro, si vede offrire 10.000 lire così, all'improvviso. 10.000 lire? Ma non erano 50.000? Ma no, no, lo giuro, erano 10.000 e neanche tutte l'ho avuto. È strano. Papà aveva detto che l'assegno era di 50.000. L'assegno? Ma come, era di questo che parlavi? Ma certo, cosa credevi? Ah sì, infatti, ora mi ricordo erano proprio 50.000. Ma non potersi liberare di quell'altro, sempre lui, sempre lui. Ma che cos'hai, Paolo? Ma che Paolo? Ma basta con questo Paolo. Senti, Clarita, bisogna che io ti dica una cosa. Ho mentito con tutti, ma con te... Con te non posso, non devo mentire. Scusa, signorina, vi voglio al telefono. Al telefono chi è? Non so, non ho capito bene, si tratta di cosa urgente. Va bene. Scusami. Che cosa volevate dirle? Tutto, tutto, la verità. Voglio finirla, non ne posso più. Ma siete pazzo? Ma che pazzo? Voglio che lei sappia che io non sono suo cugino, che l'uomo che le stima, l'uomo verso cui dimostra tanta generosità, tanto affetto, tanta tenerezza, sono io, Pietro Kovacs. Perché me lo sono guadagnato questo affetto. Io sono l'uomo diverso, l'uomo migliore che lei ha scoperto poco a poco. Sì, un truffatore? Come? Un volgare avventuriero che si è introdotto con l'inganno in casa sua. Andateglielo a dire e vedrete come aumenterà la sua stima e il suo affetto per voi. Beh, adesso non c'è tempo da perdere. Bisogna partire. Partire perché? Non avete inteso che la signorina vuole ottenere la revisione del processo? Sapete che cosa vuol dire tutto questo? Comparizioni, interrogatori, testimoni. Davanti ai giudici non potrete sostenere di essere Paolo Vareghi. I giudici non si lasciano imbrogliare tanto facilmente. Allora, tanto per non dimenticare, voi, dottore, mi dovete 37, vero? Sì. Voi, signore, 60 e il signor giudice... No, io ho già pagato, giovanotto. Allora, scusate, che distratto. Quanto era meglio il nostro scopone? Ci volevano 3 ore per perdere 10 lire. Qui invece zac, e piglia sempre lui. Apro, 10 lire. 10. Allora, passo. 50 per giocare, coprire le carte. Ma è troppo, passo. 3 carte. 3 carte. Servito? Un momento. Ma è una iella, anche questa volta 2 copie di 7. Signor ingegnere, ci sono 2 signori che cercano di voi. I signori chi sono? Io non so, ma hanno l'aria di essere 2 poliziotti. Via, fate sparire le carte. Articolo 25 del regolamento di polizia. Hanno detto che vogliono parlare proprio con voi. Ah, proprio con me? Sì, sì, ma io non so. Buongiorno. Siamo stati a casa vostra parecchie volte e ci hanno detto che eravate assente da più di 3 mesi. Finalmente siamo riusciti a scavarvi. E vabbè. Eccomi qua. Io sono il barone Vareghi. Vareghi? Vareghi. E questo è mio cognato, il conte Stefano Egles. Piacere. Vogliamo metterci a sedere? Mettiamoci a sedere. Scusate, ma mi pare che sia inutile prendersi in chiacchiere. Oramai mi avete scovato, eccomi qua, io sono a vostra disposizione. Giusto, siamo pratici. Voi potete assumere la responsabilità di quello che avete firmato? Per forza. Ah, di metterlo, pagli dei milioni. I milioni?
Appunto, nel vostro libro voi sostenete che in certe regioni si possa trovare del petrolio. Il mio libro? Milioni, petrolio, ma... Scusate, ma con chi volete parlare? Con l'ingegner Pietro Covaci? Non siete voi l'ingegner Pietro Covaci? Ah, sì! Sì, ma che chi volete che sia? Diamine. Ah, adesso capisco. Voi volete impiegare dei milioni per la ricerca del petrolio. Buonissima idea. E quanti? Volete sapere la mia impressione? Quel giovanotto non deve essere affatto un ingegnere. Ah, no. No, l'ho osservato attentamente. Ci sono troppi misteri in lui. Credo di aver capito chi è e chi è. Un pezzo grosso della polizia. Non mi inganno io, ho l'occhio clinico. Mi basta un'occhiata. Come io dovrei venire a casa vostra? Sì, è naturale, starete lì come un amico, come un parente. Di posto ce n'è tanto. Anzi, gli diamo la camera d'angolo vicino a quella di Paolo. Chi Paolo? Un mio nipote che adesso è nostro ospite. Ma chi, Paolo Vareghi? Sì, Paolo Vareghi, perché lo conoscete? No, no, così soltanto di nome. Ma scusate, non era dentro. Ah, lo sapete anche voi. Sì, poveretto, ha avuto una piccola disavventura, ma ora è già uscito da una ventina di giorni. Da una ventina di giorni? E sta lì a casa vostra? Sì. Ma come, sta lì a casa vostra da una ventina di giorni come vostro nipote? Sì, sì, ci siamo riconciliati. Ma torniamo a noi. Dunque, accettate le nostre proposte? Sì, accetto. E quando sareste disposto a partire? Anche subito. Benissimo. Prima si comincia e meglio è. Anzi, perché non partite subito con noi? Già. E perché no? Parte subito con voi. 10 minuti, tempo di preparare la mia roba, Credo, ingegnere, che la miglior cosa sia che io parta subito. E dove volete andare? Dal mio padrone, bisogna informarlo della situazione. Voi intanto andate dalla signorina Claretta. Cercate di togliere dalla festa quella maledetta idea della revisione del processo. Eccola! Giovanni? Signorina. È tornato papà? Non ancora, signorina. E sapete dove è andato? No, signorina. Va bene, grazie. Andasi da lei. Subito, non bisogna perdere tempo. Può darsi che papà ci porti una buona notizia. È andato stamattina in città. Forse parlerà con l'avvocato. Ah, sì. Credo che sarebbe meglio non parlarne ancora. Perché? Perché ora non ti posso dire. È un segreto. Anzi, ti prego di non chiedermi nulla, ma un giorno saprai tutta la verità e allora tuo padre, tutta la famiglia e specialmente tu comprenderete tante cose. E tu forse comprenderai che la tua bontà non è stata sprecata per un nuovo impegno. E allora anche quello che io provo per te. No, potevo dire... Scusa, sai. Volevo... È meglio che non ti dica niente. Ma no, Paolo. Io voglio sapere questo tuo segreto. Non hai fiducia in me? Tanta fiducia, ma... Credi proprio... Non posso dirti. E se io ti pregassi? Sarebbe inutile. Non potrei lo stesso. Va bene. Non insisto. Tieni pure il tuo segreto. Non me ne importa. Clara. Vittorio. Sentite, Vittorio, sapete giurare? Credo di sì, signorina. Ditemi, il vostro padrone non è mica ammogliato? Ammogliato? Ah no, vi assicuro. Giurate. Lo giuro. E ditemi ancora, non ha mica qualche relazione, qualche storia di donne? Chi? Lui? Per carità, signorina. Giurate. Lo giuro. Ah, grazie. Soltanto questo volevo sapere. Oh, papà! Ciao, piccola. Sono venuto con un ospite. Venite, ingegnere. Mia figlia Clara, l'ingegner Pietro Covaci. Molto lieta. Sai, Clara, è quello del libro. L'abbiamo trovato. Eccolo, finalmente. Paolo, vieni qua. Questo è mio nipote Paolo Vareghi, l'ingegner Pietro Covaci. Covaci. Ah, sono molto lieto di conoscerlo. Anch'io. Paolo, accompagna il signore. Dove? Nella camera grigia, vicino alla tua. Vittorio, ma che fai lì? Muoviti, vai a prendere le valigie dell'ingegnere. Dite un po', giovanotto, mi pare di avervi visto in qualche posto. Non so, non saprei. Già, forse mi sbaglio. Andate pure. Prego, ingegnere.
Prego. Mi piace di disturbarvi, signor Paolo Vareghi. Prego. Ho permesso, signorina. A più tardi, ingegnere. Prego, prego, passate voi, signor Paolo Vareghi. Voi siete di casa. Siete di casa. Più tardi, parleremo dopo. Sai, già mi ha detto che c'è il petrolio. E come fa a saperlo? All'occhio clinico, gli è passata una guardata. Adesso gli porto le carte topografiche. Senti, papà, hai pensato a quella cosa? Quale cosa? A quella di Paolo. Sì, sì, ho già parlato all'avvocato. Pare sia possibile. Inizieremo subito le pratiche. Oh, papà, sei un angelo. Sono tanto felice. Ma che hai? Cos'è tutto questo entusiasmo? Sai, non te ne ho mai parlato. Non ho parlato con nessuno. Forse non lo sapevo neanch'io. Ma adesso bisogna che ti dica tutto. No, bambina. È bene che tu non dica nulla. Perché? Perché credo di aver già capito. Niente da fare. Come? Figliola mia, parliamoci chiaro. Se tu non avessi preso l'iniziativa, l'avrei presa io. Ma non capisco. Io ho perdonato Paolo. Ti dirò che conoscendolo ho imparato a stimarlo. Ma purtroppo in prigione c'è stato e il passato non si cancella. Ecco, adesso sapete tutto. Io non volevo, vi giuro che non volevo, ma è stata come una fatalità, un ingranaggio. Comoda questa scusa dell'ingranaggio. Mentre voi stavate qui a fare la bella vita, ero là in campagna con le stalle, le zanzare, il giudice e le vacche. Vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti. Vi ha spiegato? Sì, sì, la fatalità. L'ingranaggio. E adesso capisco anche il seguito, l'aggravamento di pena per cattiva condotta. Mica male l'ha trovata. Deve essere stata una brutta sorpresa quando mi avete vista apparire, no? Avevate certe facce. Ma di un po', avevi intenzione di continuare per un pezzo questo giochetto? No, vi giuro, signor barone, proprio oggi avevo intenzione di venire da voi. Cazzino. Guarda chi è. Vorrei parlare con l'ingegner Covasci. Ecco, ingegnere. Questa è la carta topografica della regione. Se volete dare un'occhiata... Scusa, Paolo, la mia distrazione, ti avevo scambiato con l'ingegnere. No, ma sono io l'ingegnere. Ecco, come dicevo, questa è la carta topografica. Ah, questa è la carta? Quando vogliamo visitare la regione? Quando volete, al più presto possibile. Vicino, domattina. Domattina. Domattina ordinerò i cavalli. Ordinate i cavalli. Benissimo. È mio, sì. Ma cosa volete fare? Non avete sentito? Constatare se nella regione c'è petrolio. Ma mi intendete voi? Non capisco un accidente. Non potete mica approfittare della loro buona fede. E voi non avete approfittato della loro buona fede? Ma che c'è? Non sono io che l'ho voluto. Io sono stato vittima di un equivoco. Un ingranaggio? Arrestiamoci nell'ingranaggio. Voi continuate ad essere Paolo Vareghi, io l'ingegner Covas, il caro Vittorio, qui il fedele servitore di tutti. Sì, sì. Ma no, basta, io rifiuto di continuare a sostenere queste ignobili menzogne. Buonanotte, giovanotto, non cominciamo con le frasi melodrammatiche. Fino adesso ha fatto comodo a voi, adesso fa comodo a me. Ma insomma, cosa volete fare? Cercare il petrolio. Mi capita una magnifica occasione per fare un ottimo affare alle spalle dell'amato zio. E voi vorreste che io me lo lasciassi sfuggire, ma neanche per sogno. I milioni sottoterra. E io glieli faccio saltare fuori. Ah, magnifici, magnifici. Ah, questa zona è piena di petrolio. Se ne sente persino l'odore. L'odore? Io veramente non sento niente. Perché non avete il naso esercitato. E questi terreni sono vostri? No, purtroppo. Noi arriviamo fino al margine della palude. Però possiamo comprarli. Ah, ma senz'altro, subito, subito. Qui sotto c'è un tesoro. Però nessuno sa fare niente, il massimo segreto. Innanzitutto, niente feste e niente ricevimenti. Vi farete anzi il favore di disdire tutti gli inviti. Ma non è il caso di prenderla così tragicamente. Sei clara della simpatia per Paolo. Oh, ti prego, Magda, non torniamo su questo argomento. Ti ripeto che mai e poi mai Paolo sposerà mia figlia. Per il solo fatto che sono cugini. Anche questa è una ragione. I matrimoni tra cugini danno sempre dei pessimi risultati. Ne abbiamo una prova nella nostra famiglia. Basta guardare tuo marito. Abbiamo esplorato tutta la zona. Sai che si sente l'odore del petrolio? Ma senti, non mi seccare con questo maledetto petrolio, eh? Ma come? Una cosa così importante? Sì, va bene, sarà importante, ma io adesso ho ben altro per la testa. Va, caro, va, va. Allora, siamo intesi. Con la scusa di andare a trovare lo zio Ariberto, partirete con Clara per Villa Florida. Là c'è un sacco di gioventù, si balla, ci si diverte e non vi sarà difficile trattenerla finché io verrò a riprenderla. Va bene, cominciate a caricare le valigie. Clara viene subito. Lo zio Demetrio deve avere un diavolo per capello. Quando l'ho salutato mi ha risposto con un grugnito. E papà dov'è? E chi lo sa, tutti i giorni in giro con quell'ingegnere. Scommetto che non ricorda neanche che siamo partiti. Allora, quando ritornerà? Non lo so. Presto, forse domani stesso. Oh, sapessi che noia dover andare a fare questa visita. Senti, Paolo, qualunque cosa accada, qualunque cosa ti dica mio padre, ricordati che io ti sono sempre vicina. Ma perché? Che è successo? Oh, niente, abbiamo avuto una forte discussione. Sai, lui è testardo, ostinato come tutti i Vareghi, ma anche io sono una Vareghi, e anche tu, e sapremo tenergli fronte. Ma come Clara? Oh, adesso devo andare. Addio, Paolo. Finalmente. Signore, signore. Che volete? Ho
paura che ci sia qualche guaio per aria. Il barone è di un umore infernale, vuole parlarvi subito, mi ha detto di chiamarvi. Dov'è? È giù nello studio. Avanti, avanti. M'hai fatto chiamare. Accomodati, caro. Senti, figliuolo, tu sei qui da me da una ventina di giorni. Io sarei molto lieto che tu restassi sempre in casa mia. Ma credo che anche tu vorrai uscire da questa situazione. Ah, sì, non ne vedo proprio loro. Uscire, uscire. Bene, bene, la pensi proprio come me. Allora, vediamo. Ti piace l'Australia? L'Australia? Se tu preferisci l'America, per me è indifferente. Ti lascio libero della scelta. Ho degli amici potenti e autorevoli, tanto in America come in Australia. Ma come tu vorresti che io me ne andassi in America? Mi pare che sia meglio per noi e per te mettere un oceano tra il passato e l'avvenire. Dopodomani parte un piroscafo per l'Australia. Farò fissare una cabina di prima classe per te e una di seconda per il tuo domestico. Allo sbarco troverai una persona di mia fiducia e un accredito presso una banca. Allora io, Paolo Vareghi, dovrei andarmene in Australia. Sì. E non si saprebbe più niente di lui, cioè di me. Non mi si vedrebbe più. Questo sarebbe l'ideale. E l'ingegner Pietro Kovacs? Che ti importa dell'ingegner Pietro Kovacs? Non lo domandavo. Lui resterebbe qui? Non lo so, resterà qui quanto è necessario. Che ti interessa dell'ingegner Pietro Kovacs? Niente, non mi interessa. Così, domandavo per curiosità. Allora, siamo d'accordo. Sì. Siamo d'accordo. Questi terreni di chi sono? Contadini, piccoli proprietari, terreni che non valgono nulla. Tutti sterpi e paludi. Ebbene, qui c'è il petrolio. Com'è? Non hai ancora capito? Un affare semplice, rapido, lineare. Noi compriamo questi terreni per pochi soldi. Diciamo che c'è il petrolio e li rivendiamo a quel bravo uomo di mio zio per somme favolose. E poi? E poi mentre gli operai cominciano a scavare, noi tagliamo la corda e chi si è visto si è visto. Signor Barone, siete grande. Grazie, Vittorio. Mi fa ritornare ai bei tempi passati, pieni di emozioni e di avventure. Questa è la vita che piace a me. Sapete che seccatura vivere fra tutta questa gente onesta. Ah. Bene, che vi ha detto? Vuole mandare in Australia. A voi? No, a voi. Ma come, ha saputo che io... No, non ha saputo niente. Dice che dopodomani parte un piroscafo per l'Australia e che ha fatto fissare una cabina di prima classe per me e un'altra di seconda per il mio domestico. Al mio sbarco troverò una persona di sua fiducia e un accredito alla banca. Ai, 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 questa è una complicazione. Ma no, è la soluzione. Perché? Perché la cabina è fissata per Paolo Vareghi. Ah. Anche l'accredito è per Paolo Vareghi. Paolo Vareghi siete voi, sono il vostro domestico. Non ci resta che partire. Allora, tutto ritorna a posto. Noi andiamo in Australia. E voi tornate l'ingegnere Pietro Kovacs, siete contenti? Se sono contento, finalmente potrò tornarmene a casa mia, ai miei studi, alla mia oscurità di povero diavolo che non chiede di meglio che guadagnarsi il pane onestamente. Dopodomani, 48 ore. Non c'è tempo da perdere, bisogna muoversi. Per che cosa? Per il nostro affare. Che affare? Che affare? Niente, cose che non vi riguardano. Ecco, i pagamenti sono stati fatti, questi sono i compromessi, qui ci sono le ricevute. Adesso siete a posto, i terreni sono vostri e non vi li leva più nessuno, eh? Ma non mi sembra che li abbiamo pagati un po' troppo cari. Troppo cari a 30 lire al metro. Ma se quelli avessero saputo che sotto c'era il petrolio, l'avessero dovuto pagare 1000, 2000, 3000 lire al metro, per carità. Adesso bisogna che vi lasci, ci vediamo più tardi. Aspettate un momento, perché tanto avete? Cosa avete da fare? Come cosa da fare? Bisogna cominciare i lavori, assicurarsi gli operai, prendere le disposizioni opportune. Sì, sì, avete ragione, andate, andate. Ecco, prendete voi. Allora, questi sono i biglietti per la tua cabina e per quella di Vittorio. Hai il passaporto in regola? Il passaporto? Sì, in regola. Ricordate che l'abbiamo rinnovato 6 mesi fa. Ah, sì. Queste sono le lettere di presentazione. E questa è la lettera di credito per la banca di Sydney. Allora, caro figliuolo, addio, buon viaggio e buona fortuna, eh? Vorrei pregarti di dire a Claretta che la ringrazio tanto per la sua bontà e che le auguro ogni bene. Va bene, Paolo, glielo dirò. Capisco perché ritarda tanto. A quest'ora avrebbe dovuto essere già qui. Senti, dimmi, sono seccato ad aspettare. Voglio tornarmene a casa mia. Abbiate pazienza, ingegnere. Oramai si tratta di pochi minuti. Ma che bisogno avete di me? Le lettere, i biglietti, i quattrini, me li ho dati, dunque. Non so, potrebbe capitare qualche complicazione. Sarà meglio che aspettiate. Sarete più tranquillo anche voi. Va bene, aspettiamo. Ecco. E lui. Oh, signorina. Dov'è Paolo? Chi è? No, signorina, aspettate. Un momento, signorina. Paolo. Oh, avevo paura di non arrivare in tempo. Appena ho saputo che tu partivi, mi sono decisa. Paolo, parto con te. Sì, Paolo, andremo in capo al mondo. No, so già quello che vuoi dirmi. Non ho paura di nulla. Sono pronta ad affrontare tutto con te, anche la povertà. Lavoreremo,
ci guadagneremo la vita e saremo felici. Clara, tu faresti questo per me? Sì, cara, te l'ho detto. Nessuno potrà dividerci. Anche mio padre dovrà arrendersi. E se non vorrà perdonarci, non importa. Ce ne andremo soli. Tu e io. Clara. Signore, finalmente. Tutto pronto? Ma che c'è una complicazione. Che complicazione? Oh, ingegnere. Prego, prego, prego. Non vi disturbate. Ho l'impressione di capitare in un momento poco opportuno. No, tutt'altro. Anzi, capitate proprio a proposito. Voi siete il primo a cui diamo la notizia. Io e mio cugino ci siamo fidanzati. Fidanzati? Era allegramente. E vi sposerete? Si capisce che ci sposeremo. Bene, 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 bene. E voi che dite? Io... Ma non vi pare che al punto in cui siamo sarebbe meglio spiegarle tutto? Spiegare che cosa? Ma non capisco. Ecco, Clara, bisogna che tu sappia... È difficile spiegarsi. Volete dirglielo voi? Meglio così, tanto più che il tempo stringe, il piroscafo non aspetta. Mia cara Clara... Non ti meravigliare se ti chiamo così confidenzialmente, ti do del tu, ma ne ho il diritto. Perché tuo cugino Paolo Vareghi non è lui. Sono io. Ma che cosa volete dire? Proprio così. È una storia un po' complicata. Non ti meravigliare di niente. Ascoltami. 30 lire al metro. Ma sei matto? 30 lire al metro è una terra che non vale 10 centesimi. 10 centesimi è un terreno che ha sotto un mare di petrolio. Ma che petrolio? Che petrolio? Dov'è questo petrolio? L'hai visto tu il petrolio? Io non l'ho visto perché è ancora sotto. Senti. Quando sarà venuto fuori, allora sarà il caso di parlare di petrolio. Io ho una gran paura, vorrei sbagliarmi, ma temo... Dite all'ingegner Kovacs di venire qui da me. Ma l'ingegner Kovacs è partito. Partito? E tu lo sapevi? No, non mi aveva detto niente. E quando è partito? Circa un'ora fa. Anzi, gli ho chiesto se aveva bisogno della macchina, ma ha risposto che non era necessario. Ah, e non ha lasciato detto niente? Niente, c'è niente. Va bene, vai pure, grazie. Sei convinto adesso? Di che? Come di che? Ma non capisci, pezzo di mammalucco, che quello non è altro che un volgare imbroglione? Ma chi hai dato i danari per il terreno? A lui. Speriamo di fare a tempo ad agguantarlo. Ecco, ora sei tu. È vero quello che mi ha raccontato? Sì, ma io non è colpa, io non volevo. Allora ti sei preso gioco di me? Ti sei voluto divertire alle mie spalle? No, no, cara, ti giuro... Ma non è così! Chissà quanto avrete riso di me. Tutti e due. Tutti e due. E specialmente tu. Dimmi di questa povera stupida che ti aveva dato tutto il suo affetto, tutta la sua fiducia. Oh, che sciocco. No, Clara. Clara, non dire così. Se tu sapessi quante volte avrei voluto dirti, se tu sapessi quanto mi pesava questa menzogna, specialmente per te, Clara. Tu devi credermi, io ti giuro. Ma no, basta. Non c'è altro da dire. Buonasera. Scusate, è giusto che sia finita così. Povero ragazzo, povero diavolo. Signore, che vi prende? Perché? Non so, ho paura che abbiate degli scrupoli sentimentali. No. Imbrogliare il prossimo può essere anche divertente. Quando ci va di mezzo della gente che non ha nessuna colpa. Quasi, quasi. Ma come, non vorreste più partire? Già. È meglio partire. Bravo. Altrimenti se rimango c'è il pericolo che combini qualche altro guaio. Ecco, non c'è tempo da perdere. Oh, ingegnere, bentornato. Buonasera, Beniamino. Sono stato lontano tanto tempo. È venuto qualcuno a cercarmi? Sì, proprio adesso. Due signori. Eccoli là. Siete voi l'ingegnere Pietro Kovacs? Sì, sono io. Siete in arresto, seguiteci. Perché? E cosa ho fatto di male? Ah, noi non lo sappiamo. Ve lo dirà il commissario. Oh, chi si vede? Bentornato. Bentornato. Avanti, dentro.
Guarda chi si vede, bentornato. Che non mi riconosci? Sì, sì. Ma come anche voi l'hanno rimesso dentro? Ah, no, a me non mi hanno messo ancora fuori. Ti è andata male, eh? Ti hanno pizzicato un'altra volta. Quanto ti hanno dato? Niente, niente, lo giuro, proprio niente. Boh, del resto a me che me ne frega. Mai sei qui? Perché sei tornata? Ti prego, papà, non chiedermi nulla. Ti dirò dopo. Ma che hai? Piangi? Che è successo, piccina mia? Oh, papà. Dimmi. Avevi ragione tu. Avevi ragione tu. Tuo parola, ti prego. No, 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 milioni, milioni. Oddio. E noi che l'abbiamo preso per un imbroglione, oh poveretto, bisogna telefonare subito e ritirare la denuncia. Chi hai mandato in prigione, papà? Lui, l'ingegner Kovacs, credevamo fosse un imbroglione. L'ingegner Kovacs? Ma sempre in prigione deve stare questo disgraziato, ma ce l'avete proprio con lui, è una cattiveria questa. Ma che hai? Che ti importa dell'ingegner Kovacs? Oh, papà, tu non sai niente, tu non puoi capire. Un momento, per intenderci, allora il truffatore è Pietro Kovacs? No, Paolo Vareghi. Quello che è stato dentro l'altra volta? No, no, quello è l'ingegner Kovacs. Allora Paolo Vareghi è innocente? Ma no, è stato lui che ha fatto l'imbroglio. Allora quello che abbiamo messo dentro è Paolo Vareghi? No, quello è l'ingegner Pietro Kovacs. Il colpevole? No, l'innocente. Un momento, la chiarezza, la chiarezza. Io vengo dalla gavetta, ma qui c'è da impazzire. Ma direttore, sei tanto semplice. Ma sarà tanto semplice per voi, signorina, scusate, ma io non ci capisco un accidente. Sentite, direttore, la cosa è un po' complicata, non è facile a spiegare. L'importante è che voi lo liberiate. Sì, va bene, ma allora chi devo mettere dentro? Nessuno. Mi viene a fare della cambiale. Quello è stato uno sbaglio. E la truffa del petrolio. Anche questo è stato uno sbaglio. E per scusate, eccellenza, io non vorrei sbagliare, ma mi sembra che voi sbagliate soverchio. Ecco la vostra roba. Se volete controllare, intanto firmate. Io sono libero? Liberissimo. Allora posso anche andarmene. Un momento. La ciotola e il bicchiere l'avete consegnata? No. Lei è andata a prendere, accompagnata. Andiamo. Che eleganza. Beh, non si saluta. Buona permanenza. Addio. La mia gratitudine. Caro ingegner Kovacs, c'è stato qualche equivoco, adesso tutto è chiaro. Resta però ancora una cosa da sistemare. C'è qui una carta che porta la vostra firma. Ma non è possibile, io non ho firmato niente. Guardate, guardate bene. Si tratta del contratto che vi affida la direzione dei lavori per la ricerca del petrolio. Mio nipote, distratto, anche questa volta ha firmato col nome di un altro. Io ho dovuto riconoscere la mia firma su una cambiale. Spero che voi riconoscerete la vostra qui su questo contratto. Sono io che ti prego, Paola. Una cosa sola mi dispiace in tutta questa storia. Che voi non siate veramente mio nipote. Ma dipende solo da te che faccia parte della famiglia. Ah, già, è vero. Beh, di questo parleremo in altra sede. Arrivederci. Un momento, prego. Detenuti! In questo istante nessuno più di me può comprendere quanto valga la gioia dell'attimo fuggente come colui che disse chi vuole essere lieto sia di domani non è certezza. Ma una cosa c'è, che domani ognuno di noi, di voi, riprenderà il suo posto nella vita. Questo è l'augurio che vi faccio, così come il chi presente riabilitato uscente, verso il quale invito voi restanti a tributargli il vostro congedante e il valoroso saluto. Scusate, direttore, ma io non ho ancora capito. Quello è Pietro Kovacs o Paolo Vareghi? In confidenza, io vengo dalla gavetta, conosco a fondo l'anima del detenuto, ma non ho capito che è meglio.